Una vittoria nelle ultime 10 partite. Il Bari ora ai margini della zona playoff, mentre la Ternana, sconfitta sabato dallo Spezia nel ritorno, comunque ha già vinto 4 volte e ha lasciato la zona playout. È la 29esima giornata della Serie B con te.it e non si può più sbagliare. Il Bari gioca con il 4-3-3. Gensoglu regista con accanto Vagliani ed Ezzi. In attacco con Puskas ci sono Rosina e Sansone. Preda punta sul 4-2-3-1, Meccariello e Gonzalez centrali di difesa, Venatti prima punta con Gondo, Falletti e Furlan alle spalle, arbitra Sacchi. Vuole i 3 punti il Bari, in avanti con Rosina all'8° minuto, la parata di Mazzoni, subito in avanti la squadra di Camplone al 16°, punizione di Sansone, il colpo di testa di Puskas, il gol del vantaggio. È il primo gol fra i professionisti per Giorgio Puskas, il colpo di testa dell'attaccante romeno. Bari in vantaggio, punizione concessa per fallo di Coppola su Doncor, ammonito il giocatore della Ternana. Ternana che si vede in avanti al minuto numero 21, la punizione di Gonzalez, il colpo di testa di Avenatti, in avanti per Gondo, l'uscita di Mikai rimane. Questa l'unica parata di Mikai durante tutto il primo tempo. Il Bari si riporta nuovamente in attacco con Di Noia che crossa al centro, l'anticipo di Mazzoni su Rosina. Il primo tempo si conclude così, con il Bari in vantaggio per 1-0, Bari che però in apertura di secondo tempo continuerà ad attaccare. 52esimo, Doncor il controllo. Alle sue spalle c'è Vagliani, il cross a giro di Vagliani per la testa di Dezzi, palla sul fondo, il Bari non si accontenta. Vuole il raddoppio, raddoppio che è rimandato di soli 4 minuti, quando su azione di calcio d'angolo Rosina serve Di Noia che col mancino mette al centro una palla splendida, ancora la testa di Puskas, 2-0, doppietta per l'attaccante romeno, per lui anche 7 gol in 10 presenze con la maglia dell'Under 21 della Romania. Rivediamo lo splendido cross di Di Noia, il colpo di testa di Puskas, 2-0, un minuto più tardi Falletti, il migliore dei suoi per Ceravolo che è entrato in campo al posto di Avenatti, la parata di Mikai, ancora Ternana alla ricerca del gol dell'1-2, Ceravolo la mette sul fondo, siamo al 61esimo. Il Bari però a questo punto torna in avanti, la finta di Rosina, la palla per Sissoko che è entrato al posto di Doncor, ancora per Rosina, al centro Cedezzi, 3-0, è il primo gol con la maglia del Bari per Jacopo Dezzi, arrivato dal Napoli, 3-0 e il Bari praticamente la chiude qui con il gol di Dezzi al 70esimo, ma si torna ancora in avanti. Al 74esimo Rosina, il taglio di Dezzi, Puskas la mette sul fondo, poteva essere la tripletta per lui, punizione per la Ternana, Falletti traversa piena, avrebbe meritato il gol il fantasista della Ternana. Rivediamo la conclusione sulla traversa all'81esimo, il controllo di Dezzi, l'appoggio per Rosina, la palla sul corpo di Vagnente, poi arriva il gol di Sansone, il gol del 4-0, è il terzo gol quest'anno per Sansone. Finisce così con il Bari che trionfa per 4-0, il Bari torna a guadagnare 3 punti, ora raggiunge l'Entella e lo Spezia.